Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi devo cominciare con delle scuse. Devo scusarmi perché credo che sia una delle rarissime volte da quando esiste il canale che non sono riuscito a fare i video per la Serie A di questa settimana. È stata una settimana molto intensa, al di là del trasloco che ho fatto, ma perché ci è scoppiata un po' tra le mani questa cosa dell'addebitamento anomalo. Se hai seguito altri video sui social, sai già di che parlo. Sostanzialmente con Viviana ci siamo presi un weekend di non di pausa, ma bensì di super lavoro. Abbiamo lavorato fino chiedo scusa per la voce. Abbiamo lavorato fino a tardi, sabato notte, venerdì notte e anche molto presto questa mattina, domenica mattina. Ma siamo riusciti praticamente in una notte e mezza a fare il lavoro che mediamente avremmo potuto fare in una decina di giorni. E sono felice di poter dire che già stamattina alle 10:58, come vedete in alto sulla sinistra, di domenica mattina 21 febbraio, è disponibile nel menu Odds Secrets. Qui sotto, prima di cerca quote, la pagina anomalie. Se clicchiamo dentro anomalie, ci trova in automatico tutte le partite con un allibramento anomalo. Quindi un lavoro veramente importante fatto in brevissimo tempo. Questo perché sul Superfoglio in questo momento ci sono più di 2200 utenti e credo che quasi questi quasi 5000 occhi che possano studiare questi numeri potrebbero funzionare, anzi sicuramente funzioneranno molto meglio dei miei soli due che da solo mi metto qui a studiare queste cose. Quindi abbiamo fatto veramente un tour di force di lavoro per rendere subito disponibile questa cosa. Allora, qui come possiamo vedere lui ci indica l'esito su cui c'è l'anomalia, quindi in questo caso sul Luton Millwall c'è il 1x2, sulla 1x2. La quota ci indica la quota più bassa, quindi in questo caso è 2,50, credo che sia la quota, adesso vediamo, 2,50, la quota dell'1. E l'anomalia è riscontrata da questo numerino qui, 3,67 è la differenza di allibramento che c'è tra l'allibramento medio di 5,38 e l'allibramento attuale delle quote appunto di questo momento, delle quote attuali del bookmaker che è 9,05. Quindi lui in automatico ci trova tutte le partite con l'allibramento anomalo e ce lo mette in ordine di grandezza. Quindi in questo momento 3,67 è l'allibramento più anomalo che trova. E poi via via discorrendo arriva fino a 1,80. Io adesso per iniziare lo studio ho messo come limite minimo di differenziale 1,80. Quando sono le altre quote, quindi in questo caso per esempio su Sporting Braga Tondela la trova sulla quota del gol no gol, oppure potrebbe trovarla sull'under over, in questo caso non trova nessun under over, ci segnala su quale quota trova l'anomalia e qual è la quota più bassa, quindi qual è la quota dell'attuale favorita. Questo, come abbiamo detto già in altri video, in altri articoli, è una fase iniziale di studio, quindi non vanno prese e giocate queste partite senza criterio, perché dobbiamo capire come funziona questo allibramento anomalo e così è sicuramente più facile farlo. Inoltre, un'altra lavorazione che abbiamo fatto è quella di far evitare nelle schedine automatiche le partite anomale. In questo modo
cerchiamo di migliorare ulteriormente la funzione dell'algoritmo per la composizione automatica delle partite. Questo è il lavoro che abbiamo fatto quasi ininterrottamente negli ultimi 3 giorni ed è il motivo per cui non sono riuscito a fare video sulla Serie A. Però oggi c'è il derby Milan-Inter e c'è anche un'altra bella partita, Atalanta-Napoli, quindi questo video, anche se un po' in ritardo, lo voglio fare proprio per studiare queste due partite, il derby di Milano e Atalanta-Napoli. Perciò adesso ci prendiamo la Serie A e ci andiamo a studiare questi due match. Allora, Milan-Inter che si gioca alle 15. Nel Fightbet l'ho già studiata scegliendola come una possibile over 1,5, non solo perché me lo suggerisce lui nella parte arancione, ma anche perché c'è la metrica della Formula 4 che solitamente è una metrica abbastanza avvezza a questo tipo di esito. L'over 1,5 è piuttosto rilevante quando c'è la Formula 4. Dalle quote della 1x2 vediamo per esempio un leggero favoritismo verso l'Inter, che partiva da 2,20 e adesso arriva a 1,91, e un allibramento medio perfetto, veramente perfetto, da 5,69 della quota attuale del bookmaker all'allibramento medio di 5,70, quindi bookmaker in assoluto equilibrio in questo momento. Tra l'altro, altra cosa, poi farò dei video in realtà specifici per spiegare come utilizzare al meglio quella funzione nuova. Tutte le pagine della Odd Secrets sono pagine che sono interattive, sono dinamiche, nel senso che se le quote cambiano, una partita che noi troviamo in allibramento anomalo potrebbe poi tornare in allibramento normale. Quindi vanno utilizzate il più possibile a ridosso della partita, diciamo un'ora prima che la partita inizi, 2 ore prima che la partita inizi, in modo tale che è più difficile che ci siano stravolgimenti di quota che possano quindi portare a togliere quella partita dall'elenco, perché ovviamente se le quote cambiano potrebbero cambiare anche le dinamiche che ci sono intorno a quelle quote. Quindi la partita che troviamo in questo momento in anomalie, se si gioca alle 8 di sera, potrebbe ovviamente non essere più in anomalie alle 7:50, quindi anche questo è importante. Allora, in questo momento comunque diciamo che l'Inter che Milan-Inter è in allibramento assolutamente normale, e credo che sia anche difficile che nel giro di 2-3 ore diventi anomalo. Il gol no gol mi sembra equilibrato, c'è un leggero rialzo ma insomma di poco conto. L'under over anche invece va a un leggero ribasso e la quota è decisamente anche qui equilibrata, 5,33 al libramento medio 5,31, quindi cioè assolutamente in equilibrio tutta la partita del Milan, del derby. Forse ecco, troviamo un libramento medio un po' più alto sul gol no gol, da 6,64 a 7,18, ma insomma in questo caso poca roba. Io avevo scelto l'over 1,5 perché, essendo un derby, comunque nasconde quelle insidie che potrebbero fare un pochino cambiare la matematica del match. Quindi secondo me non rischierei l'over 2,5, per quanto vedendo questi numeri ne abbia anche le potenzialità. Over 1,5 mi sembra più cautelato, e andando un pochino verso l'Inter onestamente trovo corretti i primi due risultati esatti, 1-1 e eventualmente 2-1, potenzialmente anche 0-2.
potenzialmente, meno probabile, però ci potrebbe stare. Secondo me il range giusto di questa è un multigol 2-4, corretta la visione sulla X2, più che altro per le quote, però ovviamente un derby, partita non facile. Il Milan 3 vittorie, 2 sconfitte nelle ultime 5, sorprende un po' la sconfitta con lo Spezia, mentre l'Inter viene da 3 vittorie di fila, 4 nelle ultime 5. Forse anche per questo si sposta leggermente verso l'Inter la situazione. Io sì, confermerei anche nel video l'over 1,5, e se dovessi rischiare un risultato esatto proverei il 2-1 per l'Inter. Voglio rischiarmela così. Ero tentato dall'1-1, però rischiamo un po' di più. 2-1 per l'Inter. Comunque per me X2 over 1,5 è la corretta visione. Alle 18 abbiamo poi invece questo super interessante Atalanta-Napoli. Anche qui troviamo la Formula 4. Anche qui l'avevo in parte già studiata per il Fightbet, immaginando un over primo tempo. L'Atalanta è una delle squadre che segna tantissimo, e quindi quando gioca l'Atalanta l'over primo tempo è sempre una buona opzione. Se andiamo a vedere prettamente i numeri, vediamo anche qui allibramento giusto, 5,59 rispetto ai 5,70. Leggero favoritismo delle quote sull'Atalanta, quindi si abbassa un po' sull'Atalanta, ma Formula 4, quindi sempre possibilità del gol anche della squadra sfavorita, quindi del Napoli. In questo momento Atalanta 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta nelle ultime 5, quella con la Lazio sostanzialmente. Napoli 3 vittorie, 2 sconfitte, un po' clamorose entrambe le sconfitte, 2-1 col Genoa e 3-1 col Verona, però c'è anche la vittoria nell'ultima partita contro la Juventus, quindi Napoli che merita rispetto per la posizione in classifica, che in questo momento la vede esattamente a pari punti con l'Atalanta, a 40 punti entrambe. Anche qui ci si sposta un po' su una doppia chance che va sulla 1x 2 più un paio di gol. Vediamo di capire le quote. Leggero rialzo rispetto alla quota reale allibrata, da 1,53 a 1,67, e equilibrato anche il gol. Io su questo il gol lo rischierei francamente, perché l'Atalanta un minimo te lo concede, e anche in questo caso il 2-1 è un risultato esatto che mi ritorna come potenzialità. Anche questa una partita con un multigol 2-4 assolutamente valutabile. Vediamo un attimo, in casa l'Atalanta fa 5-3-3, il Napoli in trasferta addirittura c'ha 6 vittorie il Napoli con 0 pareggi, quindi 2-1, 2-1, 2-2 addirittura, ma non lo so, 1-1, 2-1 per me rimangono i due più probabili, anche se non escluderei neanche una possibilità del 2-0, perché l'Atalanta poi in casa. Allora, io su questa confermerei anche l'over primo tempo, andrei a provare un esito gol e come risultato esatto direi 2-1 per l'Atalanta. Per questo video è tutto. Dalla settimana prossima torneranno abitualmente video sulla Serie A. Ripeto, è stata una scelta sofferta, ma secondo me è importante dare la precedenza a tutte queste cose sull'allibramento anomalo. Spero che il video ti sia piaciuto e come sempre ci vediamo in un prossimo.